Salve ragazze, buongiorno. Adesso volevo farvi vedere questo ciondolo. Questo ciondolo è fatto all'embroidery e mi era venuta in mente un'idea. Se poi voi siete d'accordo, mi scrivete dei commenti e vediamo insomma se si può realizzare. La mia idea era quella di fare delle piccole lezioni di pochi minuti, insomma, per spiegare la tecnica embroidery. La tecnica base, non cose particolari, quindi c'è come i materiali, come poter incollare, come poter incastonare, come si inseriscono alcuni tipi di perline, perle e quant'altro. E questa era per me, diciamo, sembra una buona idea, però poi mi farete sapere. Intanto io comincerò col dirvi il materiale che occorre per poter iniziare a fare questo tipo di lavoro. Allora, anzitutto abbiamo bisogno di una stoffa che può essere come questa alcantara. Questa è un'alcantara vera, però c'è anche una alcantara che non che diciamo una copia simile a quella vera. Esiste un panno che si chiama EasyStuff, si può lavorare anche sul panno Lench. Oggi io vi dirò questi nomi, poi vi farò vedere in seguito quali sono questi panni. Poi avremo bisogno di cabochon fatti da voi, comperati, regolari, non regolari, di forme non regolari, perché comunque poi vedrete con le lezioni il perché vi dico che anche pietre o cabochon o qualunque cosa sia irregolare possa essere fatta con questa tecnica. Poi abbiamo bisogno, non so, di qualche Swarovski, questi Swarovski di varie misure, perline Delica o rocaille. Poi ci si possono mettere anche perle di fiume, perle di qualunque genere, qualunque cosa voi abbiate in casa che vi può rimanere una perlina di un colore, una perla di un altro, e voi potete sempre utilizzarla per questa tecnica dell'embroidery. Poi che cosa abbiamo bisogno? Di una matita, di un righello, e voi mi direte perché. Allora, anche se io penso che comunque l'embroidery sia un qualcosa che cresce lavorando, però inizialmente bisognerà dare delle linee guida, nel senso se facciamo un bracciale non possiamo farlo come viene, ma dobbiamo seguire, non so, una linea di rettangolo che all'interno viene lavorato. Se poi dopo viene fatto ondulato sui bordi o quello, oppure lo fate precisamente dritto, cioè questo qui è una scelta successiva. Abbiamo bisogno dei fili. Allora, per quanto riguarda i fili, anche lì poi si farà una lezione particolareggiata, questa diciamo che è una cosa un po' così. Io utilizzo spesso il filo di nylon, quello che utilizzo per fare il peyote. Perché? Perché comunque rimane trasparente e non si vede al passaggio dei fili. Però non è detto che non si possa utilizzare invece un filo da cucito, che anche questo l'ho provato. Ad esempio, se questo è un verde, se state infilando delle perline, un lavoro insomma che cioè la maggior parte dei colori sia verde, potete farlo perché comunque non si vede. Oppure utilizzare i fili da tessitura del peyote. E poi abbiamo bisogno di un ago, un semplicissimo ago. Questo è tutto quello che serve per poter fare le embroidery, questa tecnica più che altro. E poi se voi siete d'accordo, come vi ho detto, mi scrivete sotto questo video e io proseguirò facendo delle piccole lezioni molto molto semplici, perché anch'io sto imparando, quindi man mano che imparerò ovviamente aggiungerò qualcosa in più a questi video. Adesso vi saluto, vi mando un bacio, un abbraccio, a presto.